Una cordiale buonasera amici sportivi di RTO2, ben ritrovati all'appuntamento con Parliamone. Questa settimana ancora parliamo di corsa, di podismo e lo facciamo con un altro personaggio che ci racconterà la sua esperienza, che ovviamente ruota a questo mondo, ma vedremo, insomma, ci saranno diverse cose abbastanza interessanti che ci racconterà Gianfranco Banella. Ciao Gianfranco. Buonasera, buonasera a tutti. Gianfranco nasce ad Orvieto il 7 febbraio del 71, lui che la sua attività giornaliera è operatore ecologico Sì, esatto. e lui ha affiancato e ha conosciuto il mondo della corsa, come sottolinei tu, Per per gioco, gioco, ma poi è diventata anche, come spesso dici, uno stile Esatto, di vita, no? esatto. Fa parte della mia vita tutti i giorni, corro 6 su 7, quindi 6 su 7 addirittura. è un bel impegno. Anche perché poi a me non ci riesco, quindi devo correre, questo mi capita, sono felice di farlo. Quindi. Lo fai costantemente, gli Sì. stessi orari, No, beh, mi puntualmente? organizzo. O la mattina presto o a pranzo, questo è quello come sono i tempi, insomma, in base a quello che devo fare. Ecco, come è nato tutto questo? Perché anche tu ci raccontavi a microfoni spenti che anche per te era stato un inizio, una vita abbastanza sedentaria, no? Io fino a 25 anni non facevo sport, Di nessun tipo. nessun tipo. Poi ho avuto anche la sfortuna di avere una patologia che mi ha limitato tante cose. Patologia Poi, possiamo sottolinearlo? sì, io ho una patologia da quando avevo 18 anni, la sclerosi multipla, che mi ha limitato tante cose, sia nella vita lavorativa che di formazione professionale. E per gioco con un mio amico per Pasquetta, che facciamo? Ci andiamo a correre. Io non ci vengo perché andiamo e da lì è partita tutta la passione per la corsa. Da lì è Piano partito piano, tutto. sì, esatto. E come hai superato una patologia di questo livello? Insomma, ne sentiamo parlare molto spesso, anche ovviamente ci sono patologie che sono più Importanti, sì. importanti, che ovviamente ti bloccano tutti gli effetti. La fortuna tua qual è Certo. stata? Quella di reagire immediatamente? Secondo Cosa ti me hanno detto? è stato una scommessa. Dovevo sentirmi vivo perché poi se tu reagisci puoi farcela, secondo il mio parere. E devo dire che questo sport mi aiuta, ecco, a conviverci molto meglio, meglio. E riesco anche a sentirmi fra le quali più normali, anche perché quando ho una patologia la vita diventa più difficile. Però io, grazie alla corsa e a tante cose che sono gli affetti, forse anche qualcuno più grande di noi, sono riuscito a superarla. Ho fatto una maratona, diverse corse, quindi mi sento fortunato anche grazie a questa mia passione che ho per la corsa. Consiglio a tutte le persone che hanno dei problemi, fra virgolette, di farla, perché ti aiuta a vivere meglio dei problemi che ti può dare una malattia o altre cose, insomma, questo sì, lo posso dire a tutti quanti. Poi da lì è nata la passione, da lì è nata la voglia di partecipare e gareggiare ovviamente anche a manifestazioni agonistiche, sempre con Esatto. maggiore intensità, e alla fine Io raccontaci qualcuna di queste per esperienze, no? diversi anni ho fatto anche qualche gara, insomma, mezze maratone, garette qui intorno, so, 10-12 km e poi ho coronato il sogno della maratona a Firenze nel 2006, che è stata una cosa un'emozione che non ha descrizione perché è il massimo. Quando arrivi al traguardo e dici, insomma, Che lì 42 km e 125 metri? sono importanti 125 metri, sono importantissimi perché forse sono i peggio quelli lì. E devo dire che è stato il giorno più bello della mia vita quello lì, perché ti trovi che pensi tutto quello che hai passato e stai bene, sei felice, sei perfettamente contento quel giorno. Perché la maratona poi secondo me inizi a correre dopo il 30° km, fino a lì non hai fatto niente, dal 30° in poi vedi gente anche fisicata o che si vede che corre,
che cade perché la fatica, perché ha corso male, perché non si è gestita, perché prende dei dolori, è normale. E io devo dire che sono riuscito a gestire la fatica con la testa, fra virgolette, perché dicevo stai attento perché è ancora lunga, non ti fidare mai, è ancora lunga. E sono arrivato alla fine con tanta fatica, però ripeto, è stata una cosa per me speciale, questo lo posso dire a tutti. E anzi, inviterei tanti a fare questa esperienza perché poi vengono a questo ragionamento mio che è una cosa bellissima, questo sì. Hai parlato di queste manifestazioni sportive e hai sottolineato anche il modo di correre, per cui tu mi pare di capire che hai un tuo stile, o comunque hai studiato anche il modo di Ma correre, perché è importante. sì, beh, io devo dire che per me i corridori sono due tipi, cioè chi fa atletica fa dei lavori specifici su tempi, chilometraggio, tabelle e variazioni di ritmo, chi corre per passione o per altre cose invece fa altre cose, corre senza tante tabelle di programmazione. Però la corsa, secondo me, ti porta, prima o poi si entrano in giro delle gare locali o altre cose nazionali, insomma, la Maratona di Firenze o Roma, Quando ti cominci. porta a fare tabelle, chilometraggi, un tempo preciso, e allora diventi un po' un corridore, diciamo, più tecnico. Infatti, cominci ad andare nelle piste, fai le ripetute. Però io quello lì non l'ho fatto perché è anche fatica, secondo me, quello lì ci vuole anche la testa, il fisico, perché non ce la fai, se no. Perché il rischio è che poi, senti questo giro di allenamento, rischi di smettere di correre, perché poi ti porta a un logorio fisico forte, perché quando cominci a fare 30 chilometri a certi ritmi, a certi tempi, beh, dopo, secondo me, puoi anche nausearti. Quindi è bene sempre che uno se la vive una passione, con il gusto di correre, senti il tuo corpo, senti la tua testa che ti dice che sta bene, secondo me quello è l'obiettivo principale. La vedo così la corsa Quindi questo è io. quello che tu, ma tu prima correvi e basta, poi hai cominciato a fare chilometraggio. Beh sì, perché se fai una maratona devi cominciare a correre, chilometri, perché non si inventa niente, sei da solo, eh. Sai, a calcio se sono 10 bravi, uno così così ce la fai, ma da solo. Sei da solo, se sbagli poi paghi. E poi secondo me quando vai a correre con degli amici in maniera molto silenziosa diventa sempre una piccola gara, no? Perché tu sì, ma andiamo piano oggi, sì, dai, poi alla fine ti accorgi che anche lì, fra virgolette, diventa una piccola caretta fra un gruppo di amici. E quindi cominci a fare un pochino meglio, cominci a diventare un pochino, a leggere i giornali e riviste che ti dicono che per aumentare la velocità devi fare certi lavori e allora puoi cadere in quel discorso che facevo prima, che diventi un po' schiavo più dell'orologio che della passione per la corsa, cosa che poi sono due cose differenti, perché chi si allena veramente pesantemente o con delle cose tecniche è altra cosa di chi corre per divertirsi, quello è fuori dubbio, insomma. Giornalmente quanto corri? Ma io generalmente non lo so, farò di media 70-80 a settimana, di chilometri, che Insomma, faccio da, 70-80 sono sì. 10 km al giorno, circa Sì, la media è 12 km quella, al giorno. una mattina ne fa 8, una mattina ne fa 15, però insomma, io lo faccio perché mi diverto, perché percepisco il mio corpo e sto bene, se non vado, ripeto, non sto benissimo, quello sì, vai sotto la pioggia, sotto la neve, più 40 gradi, il vento fortissimo, non ci sono limiti, quindi è una gioia, ripeto, è una forte gioia quella di correre per il sottoscritto, insomma, poi ognuno la vive come ne pare, insomma, la corsa. Fa sempre lo stesso tragitto? No, beh, vario, se no come fai? Beh, dove abitiamo noi a Castel Giorgio ci sono dei bellissimi Vabbè, lì percorsi, ovviamente lì anche troppi, c'è anche perché molta scelta, faticoso, tutte salite, sali eh? scendi, però insomma Certo. si sta bene. Però ripeto, per me la corsa è stata, diciamo, una terapia, più che una disciplina, è stata una scommessa quasi con me stesso, quella lì. Perché quando ti trovi di fronte alla vita che ti dice che hai dei problemi importanti che ti limitano anche la motorietà nelle piccole cose, quando inizi a correre diventa qualcosa di magico, anche se sembra un gesto facile, però in certe situazioni, se
diventa quasi un sogno realizzare certi discorsi. Quindi torno alla maratona, che è stata per me è stata una scommessa della vita, perché se ripensavo a quello che mi è successo e quello che ho fatto quel giorno, con tutti i sacrifici che ho fatto per arrivarvi, beh, è stata una bella cosa, quello sì. E quindi sottolineo il fatto che aiuta tanto, anche la testa molto, quello sì. Ti fa star bene, ti fa relazionare meglio con il tuo corpo, con le persone, e poi non riesci, diciamo, puoi dire tranquillamente che quello lì c'ha una malattia, ma non è vero, perché quello corre, quindi ti senti più normale nella società, perché a volte le persone che hanno patologie non sempre sono rapportate all'uguaglianza con gli altri, quindi ripeto, è stata una cosa formidabile. Poi ho avuto anche tanti amici corridori che mi hanno aiutato a correre, tra le quali, che è importante secondo me. Questa era infatti la domanda successiva. Ovviamente tutto questo tu l'hai affrontato principalmente da solo. Sì, da solo. Fondamentalmente questo risultato è un risultato che tu cominci ad affrontare principalmente da solo, ma poi se hai avuto la fortuna o il piacere anche di condividere la cosa con altri. Sì, diciamo, Casaloggi è un bel movimento di buddhisti, insomma, siamo diversi, con chi più forte, chi più bravo, chi meno bravo, però c'è un bel movimento, quindi anche lì, devo dire, sono state delle persone molto care che mi sono state vicine, anche in momenti un po' particolari, che mi hanno aiutato. Anzi, qualcuno diceva, ma no, non corre perché è troppo faticoso, non vorrei che poi con la cosa tua che c'hai siano... Io invece di testa mia dico no. Tu sapevi, tu dentro di te sapevi benissimo che dovevo correre. Che dovevi correre. Esatto. Vien quasi da raccontare la voglia di Forrest Gump nel famoso film. No? Esatto, c'era un po' questa magia certo del film. Dovevo correre, sapevo che dovevo correre e qui ho corso. Tanto è che cosa... alcuni professori che mi vengono a Perugia mi dicono sempre quando mi vedono come va. Dico bene, quindi corri? Sì, corro, là, perfetto, stai bene, mi dicono. E magari sono gli stessi che ti avevano visto in condizioni un po' più difficili. E quindi sono felice, ripeto, molto felice di questa mia passione che ho intrapreso da 17 anni ormai. Quindi sono belli anni, insomma. Sì, beh, da raccontare storie veramente... non solo con un bel lieto fine, ma anche con la grande forza, peraltro... si può dire di un ragazzo, perché sì, beh, sono 17 anni. Io ho iniziato a 26 anni nemmeno, quindi ce ne ho 42 oggi. Quindi è stata veramente una bella prova. Esatto, per te. Esatto. Io paradossalmente mi sento più giovane oggi che quando ne avevo 24, magari che stavo anche bene, che non avevo problemi di salute. Perché ti senti fisicamente migliore, ti senti meglio, sopporti meglio la fatica, riesci a gestirti, poi diventi, secondo me, poi diventi anche un medico di te stesso, perché io fumavo, ho smesso di fumare, per dirti, nel mangiare stai più attento, perché se mangi una cosa non ne mangi un'altra. Ovviamente anche a questo hai affiancato un'alimentazione più equilibrata. Esatto, poi secondo me viene da solo, perché chi fa tanti chilometri sa che significa smaltire. Quando mangi troppo, non dico che hai un senso di colpa, però sai cosa vuol dire domani quando vai a correre. Dici, ah, ieri ho mangiato di più, altri 2 chilometri. Magari alla fine diventa un discorso anche di fatica, che poi, insomma, diventi più attento a quello che fai, a quello che mangi, quello sì, è vero. Questa è una cosa che ovviamente deve andare di pari passo con questa voglia di correre, perché ovviamente ti cambia un po' anche... tutto, lo stile di vita. Beh, sì, esatto. Il come ti svegli la mattina è completamente diverso. La mattina mi sveglio e vado a correre, ecco. Alle 6 di mattina io mi sveglio. Sai benissimo che la prima cosa che devi fare è alzarti e andare a correre. Esatto, io perché col fatto che poi lavori, cioè, hai da fare, la mattina quando non c'hai giorni che sono più liberi, ti svegli e vai a correre alle 6 di mattina, insomma, senza nessun problema. E quindi lo fai perché devi trovare quello spazio giornaliero. Anzi, qui la corsa, secondo me, a differenza di altri sport, ti dà l'opportunità di iniziare, perché non dipendi da nessuno. Non è che dietro a tennis una persona o a calcio 10 persone. Quindi il tempo, diciamo, lo trovi. Vai a pranzo, vai il pomeriggio, vai la mattina. Un'ora bene o male si trova, quindi
E poi, ecco, ripeto, sei da solo, non devi cercare altre persone per fare lo sport, quindi è anche uno sport abbastanza pratico. E poi non costa neanche tanto, perché quando hai fatto un paio di scarpe serie, con una magliettina, ecco fatto. Un paio di pantaloncini, puoi andare comunque esatto, le parti. Esatto, esatto. Questa è una cosa che aiuta, diciamo, a entrare in questo sport. Tu questa, anche la tua malattia l'hai superata completamente? Beh sì, io a volte quando lo dico non ci credono qualcuno, perché dicono com'è possibile, non lo so, però dico è successo. Indubbiamente anche parlando con qualche dottore mi ha detto che probabilmente non saremo mai certi, ma ti aiuta questo sport, perché diventa quasi una valvola di sfogo, diventa quasi una terapia naturale alla vita, no? Infatti questo mi diceva anche un professore, che ti aiuta tantissimo. Poi non so i fini medici, essendo una malattia abbastanza misteriosa ancora, se ti aiuta veramente. Però in te devo dire, come medico, che ti ha aiutato, quindi continua a correre finché c'è voglia, anzi, sempre. Penso che è una cosa che non smetterai mai, beh, no, mai guarda, di fare, anche perché poi no, ti entra nell'indole e esatto, tu fai... Diventi un dipendente, sì. C'è una dipendenza positiva da una disciplina sportiva, certo, che è la corsa, o altre discipline che potrebbero essere il nuoto e tante altre ancora. Ovviamente questa passione, che da passione diventa quasi una fede, sì, parlare di fede, in maniera veramente così precisa, ognuno ha un suo stile, ha un suo modo, ma esiste anche un modo corretto, un modo scorretto, un modo giusto anche di porsi durante la corsa, proprio nel modo, nella postura, le mani, le gambe? Beh, in genere... Perché poi se noi vediamo le gare in TV ci sono personaggi di un certo rilievo che ognuno corre nel modo suo. Esatto, esatto. Tanti, c'era un esempio modalità. Fiasconaro, che quando gli fu Fiasconaro, grande atleta, quando gli fu cambiato il modo di correre, smise, lui correva in maniera non elegantissima, per dire. Ma più che un stile, secondo me, deve essere un fatto di testa, per quello di correre. Poi lo stile perfetto non esiste, perché c'è chi corre di spalla, chi corre, chi ha la palcata più pesante. Secondo me importante è sapere quello che tu devi fare, nel senso che, per esempio, l'abbigliamento, non è vero che bisogna coprirsi poco, perché poi ti copri tanto, fatichi di più, stai peggio, secondo me. Io, per esempio, mi copro... Quindi il modo che uno, esatto, magari si veste anche in maniera più... Leggera, no, tecnica. Chi magari si veste più corposo, chi mette più cose perché magari deve sudare di più, perché vuole smaltire di più. Non c'è il contrario. No, quando, quindi, a volte vedete stare gente che è iperprotetta, dico, ma che pensi, che dimagrisci? Per dimagrire bisogna stare attento a mangiare, devi correre, basta. Sul fatto del stile di corsa, secondo me, devi avere chi ti allena. Perché sì, se devi fare cose specifiche, secondo me devi avere una persona che ti porta a capire veramente lo stile preciso. Difficilmente un podista da solo riesce a capire quali sono le cose migliori. Se tu hai un preparatore, ma parliamo di altri ovviamente. Però gli allenatoriali, secondo me, ci sono delle riviste che tu puoi consultare, leggere, poi se vai in internet oggi trovi tutto, quindi... Poi dipende anche dal fatto di età, perché secondo me, io credo che un conto correre a 30, conto a 35, conto a 40, perché poi il recupero diventa più lento, la voglia di faticare più cresci e diminuisce, certo, perché è normale, credo, perché sai, la vita ti mette di fronte delle realtà, famiglie, cose così, insomma, non è facile poi farlo. Perché a volte i podisti, quando corrono veramente, mettono soltanto la corsa davanti a sé, e quindi bisogna stare attenti su certe cose. Però ripeto, io credo che comunque sia una disciplina bellissima, e quindi se la gente si avvicinasse a questa attività sportiva troverebbe tanto giovamento per tante cose, questo sì. Beh, ovviamente a livello agonistico ce ne sono anche in zona, anche se poi in realtà molto spesso gli sport minori sono, tra virgolette, cosiddetti minori, sono quelli che poi racchiudono le storie più belle, le storie più, esatto, interessanti, quelle che, come quella che ci ha raccontato quest'oggi Gianfranco, ti aiutano a superare una malattia come la sclerosi multipla, che magari è soltanto, sì, a sentirla nominare uno chiude la porta e se ne va, perché ovviamente è pesante, ti, sì, trovi di fronte a un qualcosa di... come si fa? È un macigno, ecco, ti dico, è un bel macigno. E allora vedere adesso qui accanto a noi Gianfranco, che magari poi, aperte e chiuse parentesi, ovviamente ci si conosce da
una vita. Che si è compaesani. Dire, no? E rivederci così, dopo tutto questo tempo, con la forza di aver superato una malattia del genere, ti viene soltanto la voglia e la gioia di dirti, cioè, sei riuscito a superare l'Everest, per dirti. Speriamo, spero. Dai Gabriele, quindi, ovviamente, mi accorgere forte. Certo, ovviamente, questo poi dopo dipende anche dal tempo, ma ci sarà sicuramente la voglia di, perché non mollare mai è un termine che deve continuare a ronzare in testa sempre. Le difficoltà finisce tutto. Certo, le difficoltà ci sono, però devi superarle. Non è che uno inizia a correre e c'ha subito gusto, nel senso che devi passare quei 5-6 mesi che sono traumatici, perché c'è dolore da tutte le parti. Poi quando passi il dolore dopo dell'impatto, poi ti diventa naturale. Non senti? Io ho corso la maratona di 5-6 mesi, hai detto? Sì. Quando passi l'anno ormai fa parte del gioco della dipendenza, positivo ovviamente. Per dire, io dopo... Perché ci sono dipendenze positive e dipendenze certo, negative. Ovviamente sì. Io ho corso la maratona un giorno dopo, ho fatto una sgambadina di 40 minuti, per dire. Ah, ecco. Nel senso, perché è consigliata, anche perché poi se stai fermo mi è detto che stai meglio, anzi. Il giorno prima della maratona ho corso mezz'ora, perché poi se non abitui il fisico... Il giorno di riposo prima, non so, tanti dicono che sia importante, altri no, però ripeto, per me è stata una grazia di Dio, se posso dire questa parola, perché è stato questo qui. E ripeto, inizio per gioco con un mio amico che se viene a correre con me, anzi vorrei salutarlo, Roberto Cincarelli, che mi portò a correre, anche lui il nostro compaesano, e sono felice veramente di questa cosa qui. E auguro che tanta gente, ripeto, vada a correre nei parchi con tutte quante le persone che incontra. Questo sarebbe bello. Anche perché ovviamente mi viene anche da estrapolare dalla passione di Gianfranco l'aspetto, tra virgolette, e comunque inevitabilmente reale della controparte, ossia di chi magari... di questa passione non la struttura o non la realizza come una vera e propria passione, ma come un lavoro che deve arrivare a tutti i costi e che quindi se non ce la fai ti aiuti con apparati o con sostanze esterne, non tanto da persona alla persona di per sé, ma anche magari, come spesso può accadere, può successo, perché insomma se ne ha parlato moltissimo, di persone esterne, ma anche gli stessi allenatori che per raggiungere quel traguardo dicono ci sarebbe l'aiutino. Esatto, ti impongono determinate cose. E allora tu che fai questa cosa per passione ma anche per lavoro, come devi combatterla? Io dico che quando... Perché uno come te, secondo me, dopo aver superato una cosa del genere, ha la forza anche di dire come si superano determinate cose. Le cose si superano, secondo me, con una forte caparbietà, con una forte spinta emotiva. Io poi sono una persona molto credente, quindi, ripeto, c'è qualcuno che mi ha aiutato, indubbiamente sì. Certo, di fronte alle difficoltà che si trovano, bisogna dire no, bisogna andare avanti lo stesso, piano piano, poi finché arrivi che trovi una situazione di facilità nel fare la tua vita, la tua attività sportiva, secondo me. Perché io dico che, riprendendomi a un discorso di patologia, sembra un discorso strano, ma io potrei dire oggi, a 42 anni, che... la mia patologia, che io chiamavo mia moglie per scherzo, mi ha migliorato perché mi ha portato a far vedere la vita che ci si può fare anche con certi tipi di discorsi che possono capitare a tutti quanti noi. E quindi dico questo, io invece una cosa che nello sport mi dà tremendamente fastidio è quando vedo questi amatori o cose così, che fanno uso di sostanzine per fare qualcosa che
che è stupido fare, secondo che poi me. Gli amatori, anche tra virgolette, gli amatori sono, questa situazione è anche più pericolosa, esatto, perché sono i medici, è il cosiddetto fai da te, per cui magari esatto. Adesso con ovviamente le grandi tecnologie, con internet, uno trovi tutto, se vuoi trovi tutto, lo fa anche su internet, acquista su internet e poi magari non sa neanche di quello che esatto. si tratta e va a rischiare esatto. per vincere la gara dell'anno o sì, per fare e si rovina per tutta la vita. Esatto. Io ti dico, quando feci la maratona, io mi disse un caro amico mio, l'obiettivo tuo è arrivare, punto. Giri l'orologio e arrivi, basta. Perché se tu non arrivi, è un gioco che non va bene. Quindi non pensare ai tempi, non pensare a quanto ci metterò, parti, ma l'obiettivo tuo è arrivare. Poi se ci metti 3, 2, 1, non importa, ma l'importante è arrivare. Se tu non entri in questo gioco non va bene, e difatti se l'ho conclusa è perché mi suonava questa campanella, devi arrivare, gestisci e devi arrivare, e ce l'ho fatta, e quindi è stata una cosa bella per me. Come si gestisce la forza, anche il modo di correre, come tu dici sempre, è una questione di testa, sì, in effetti sì, molto di testa. La difficoltà ovviamente, anche se hai un fisico appesantito e cominci a correre, la difficoltà la senti dopo 200 metri già. Beh, certo, senti subito la difficoltà, chiaro. No? Come unisci la voglia di andare avanti, quindi la voglia mentale di continuare a correre, con la difficoltà fisica? Io, diciamo, questa situazione qui te la spiego molto facilmente. Per me, credo, nel mio stato di cose, che è la mia vita, se tolgo dal mio vivere questa passione che è lo sport, anzi precisamente la corsa, secondo me peggiora la mia vita. E quindi gestisco la fatica, nel senso che dico che un giorno corro 8 chilometri, un giorno corro di meno, un giorno vado nelle mie possibilità, ovviamente, piano, un giorno forte, è questo, perché non tutti i giorni sono uguali per correre, nel senso che un giorno ti senti che puoi andare, un giorno invece magari ti senti che qualche stanchezza, quindi fai 50 minuti, poi che succede, succede, insomma, fai la doccia, sei a posto. Poi paradossalmente la corsa, a parte che c'è un problema, quando terminiamo l'ha risolto. È un gioco un po' strano, ma vero, perché oppure sei stanco, Dio, sono stanco, fai una corsetta e fai la doccia e sei ritemperato, insomma, perché posso dirti questo? Questo capita? Perché a volte, sai, uno ha un po' di problemino così, parti, vai a correre, fate la corsetta e l'ha risolto. Stai meglio, nel senso, certo, che riesci a affrontare la vita con un altro angolo di visione, esatto. E questo è per me è importante, ma credo per tutti gli amici buddisti che praticano questo sport, insomma. Tu ovviamente continui a correre anche a livello agonistico oppure no? No, adesso no, perché nel senso che no, corro sempre per divertirmi, ma faccio, mi alleno tranquillamente a Castel Giorgio, basta. Poi le mie gare non è che c'erano dei tempi, insomma, importanti, però mi divertivo. Se andavo con gli amici, non so, a correre a Roma, a Firenze. Adesso non lo fai più? No, perché il gruppo, non sono più tesserato con nessun tipo di gruppo, fra le quali, perché tanto non faccio più gare, quindi io ho chiuso con la maratona di Firenze, ho fatto la maratona, ho chiuso. Volevi fare la maratona, sei arrivato alla maratona e poi basta. Da lì ho detto basta, ormai tu mi sono. Tu soltanto una passione che sì, continui, esatto, tuttora. Ah, sì, a coltivare, corro tutti i giorni, 6 su 7, quindi abbastanza corro. Per me è stata la tesi della mia vita, la maratona, quindi ho raggiunto la tesi, basta. Corro lo stesso, però poi un domani chissà, vorrei fare una maratona importante, magari Boston, New York, perché no? Perché... E visto che siamo ormai in dirittura d'arrivo di questo appuntamento, di parliamone con Gianfranco, che ci ha raccontato, ci ha riassunto la sua esperienza praticamente di 17 anni, da quando ha scoperto la sua malattia, di come l'ha affrontata, della voglia di correre, di come questa passione è diventata agonismo, di come questo agonismo poi è diventato risultato e di come adesso affronta la vita di tutti i giorni con quel sorriso che sì, è determinante per andare avanti. Ci si prova. Allora, quella è la tua telecamera, magari per chi vuole, per chi ha magari un, certo, problema come il tuo
o più banale o più serio o comunque un problema da affrontare? Beh, io non sono un dottore, però per esperienza potrei dire che bisogna sempre provarci prima di arrendersi a una situazione. Poi dopo il domani, chissà, magari ti vuol dire che c'è avuto ragione. Stare fermi e accettare tutto con passività, secondo me, non va bene, ma in tutte le cose della vita, da cose importanti a quelle meno. Perciò io vi do un consiglio, se avete voglia e forza, cioè abbracciare il mondo dello sport, poi se è la corsa, meglio per affetto. Se è un altro tipo di sport, non importa, ma purché uno faccia un'attività che gli permette di vivere, di confrontare il suo stato di cose con la sua realtà, insomma. Quindi correte, andate in piscina, giocate a pallacanestro, date un calcio a un pallone, perché no, va bene. L'importante è che si fa qualcosa, quello sì. Lo sport è sempre salutare, qualsiasi esso sia. Forse è per questo che è una cosa a cui che ci piace molto e sul quale puntiamo sempre moltissimo. Allora, siamo in chiusura, un grazie a Gianfranco Vanella che ci ha raccontato la sua esperienza, ovviamente grazie a voi che ci avete seguito, parliamone, torna la prossima settimana come sempre su RTA2. Buonasera a tutti, buonasera.